Il Master in Arti Performative e Spazi Comunitari nasce da un'idea condivisa con la Facoltà di Architettura di Roma 3, che ha sede qui al Mattatoio insieme a PalaExpo, e nasce in primo luogo dall'idea di rendere tutto il Mattatoio una realtà attiva dal punto di vista di organizzazione di eventi, ideazione di nuovi progetti formativi e luogo di incontro, di ricerca e anche di intrattenimento. Sono stati selezionati e invitati una serie di docenti che sono artisti che lavorano sia a livello nazionale che internazionale sui linguaggi del performativo sotto vari punti di vista, coreografi, registi, curatori. La scelta di poter offrire dei percorsi e degli incontri con chi in questo momento sta agendo realmente come artista o come curatore in un panorama internazionale e sta con il proprio lavoro mettendo a fuoco una serie di questioni che secondo noi era interessante condividere con un gruppo di studenti più o meno giovani che vengono da discipline diverse. Credo che la sfida fosse quella di trovare un territorio di incontro fra i diversi linguaggi delle arti performative e anche le ricerche in campo architettonico e urbanistico. Era fondamentale pensare che un master in arte performativa oggi e spazi comunitari non potesse avvenire online, perché l'online spostava l'attenzione verso altro e siamo riusciti nonostante tutto ad adattare la programmazione e le pratiche condivise dai docenti a questo nuovo momento. E credo che questo potrà essere anche utile rispetto a una visione futura dell'arte performativa, il poter riadattare al momento storico quello che è un approccio. La cosa importante e secondo me molto interessante che è successa rispetto all'incontro con questi artisti è stato che si sono posti come docenti, ma soprattutto come condivisori di pratiche. Hanno messo a disposizione appunto il loro modo di lavorare e hanno fatto sì che ognuno di loro potesse sviluppare un proprio percorso durante i laboratori grazie a dei nuovi strumenti che ogni artista ha deciso di condividere. Quasi tutti, rispetto al fatto che venissero da un campo performativo, però indagano lo spazio in maniera diversa e hanno agito con loro analizzando il potenziale e le possibilità che questo spazio di Pelanda ha ed ha, essendo uno spazio multifunzionale con allestimenti diversi e con un'architettura che si modula a seconda di come viene agita. Ecco, l'idea di una formazione che è molto legata al luogo dove essa si svolge è una sfida che mette in relazione con i progetti formativi anche le attività espositive o performative in generale, e credo che in questo il Master PAX abbia aperto una strada. Tutti i partecipanti al Master hanno sia singolarmente che in piccoli gruppi proposto alla fine dei progetti che sono stati ideati da loro, presentati e discussi con noi. Sono stati alcuni giorni di prove qui in Pelanda che ci hanno visto tutti impegnati, diciamo, nella preparazione, e poi una giornata finale che ovviamente è stata un po' anche una specie di festa e di celebrazione della libertà ideativa degli artisti, perché i progetti che sono stati presentati sono tutti quanti molto diversi l'uno dall'altro e hanno coperto uno spettro di azione che andava dal gesto più teatrale a quello più performativo in senso di arti visive, dall'approccio più vicino alla coreografia al lavoro più legato magari alla videoinstallazione o alla videoproiezione, fino ad alcuni interventi che alla fine abbiamo anche potuto fare ovviamente nello spazio esterno del Mattatoio. Questo credo appunto sia stata parte fondamentale del percorso di sperimentazione che il Master ha proposto, ovvero creare e dare degli elementi di analisi multidisciplinare dell'ambito performativo che possono essere rielaborati personalmente e applicati al proprio percorso a seconda che questo sia un percorso curatoriale o artistico.
Credo che complessivamente sia stato un insieme di proposte la cui varietà ha dimostrato un'apertura creativa, ideativa, progettuale, metodologica, molto ampia, e questo per me è stato il risultato più positivo.